Salve, io sono Dario. Benvenuti su Docu Classic Italia. La clip di oggi è tratta dal documentario Diario del Serengeti, risalente al 1989. Quando arrivò qui dall'Olanda, all'età di 22 anni, aveva un solo desiderio e un solo programma, quello di fotografare la natura. Per sua fortuna, incontrò presto un famoso antropologo, il dottor Louis Leakey. Nel 1962, Leakey assegnò al giovane fotografo il compito di filmare un nuovo studio sugli scimpanzé, diretto dalla sua assistente Jane Goodall. Nel 1964, Jane Goodall e Hugo Van Lovick si sposarono. Negli anni che seguirono, gli studi e le foto che realizzarono avrebbero documentato comportamenti degli scimpanzé e di altri primati fino ad allora sconosciuti. Ebbero anche un figlio, il barone Hugo Van Lovick IV, soprannominato Grub, nato e cresciuto in Africa, dove ha trascorso l'infanzia tra scimpanzé e babuini. Nonostante il divorzio dei suoi genitori nel 1974, Grub trascorre ancora parte del suo tempo in Tanzania, sia con il padre che con la madre. Eccolo mentre ritorna in un luogo che gli è familiare, il campo di Ndutu, che nella lingua Masai significa il posto tranquillo, nel cuore del Serengeti. Sono stato io a volere che nel campo di Ndutu venissero montate solo tende e strutture non fisse. Ho notato spesso che qui in Africa, se si costruisce un edificio in muratura, subito vi si aggrega intorno un piccolo villaggio e tutta la zona cambia. L'ultima cosa che voglio è essere il promotore di una colonizzazione del Serengeti. Vorrei che questi posti rimanessero per sempre così come sono adesso. Ogni uomo rimane affascinato davanti allo spettacolo delle antiche piramidi. Ebbene, questo monumento del passato della Terra, il Serengeti, è 100.000 volte più antico delle antiche piramidi ed è esattamente uguale a com'era milioni di anni fa. 2,5 milioni di animali formano la delicata trama della vita del Serengeti. Hugo Van Lovick cerca di capire il loro comportamento e le relazioni che li legano ai vari habitat. L'alone rosato di un lago attira l'occhio del fotografo. Migliaia di fenicotteri si nutrono in queste acque alcaline. La pazienza è essenziale per un fotografo naturalista e Grub lo sta imparando da suo padre. Ho attraversato vari periodi nel mio rapporto con la fotografia. Quando ho cominciato ero soprattutto attento al contenuto artistico di ogni immagine e curavo molto la composizione, gli effetti di luce. Poi cominciai a interessarmi al comportamento degli animali e a concentrarmi sull'azione, sul contenuto etologico delle riprese. Infine ho ricominciato a dare peso all'espressione artistica, cercando di combinare entrambi gli stili, di filmare la vita di un animale, ma anche un'atmosfera, una luce particolare. Il raffinato talento fotografico di Van Lovick, unito alla sua tenacia di osservatore del mondo animale, ci hanno dato molte immagini notevoli, come questa iena a caccia di fenicotteri. Hugo Van Lovick ha lavorato a numerosi documentari e libri, i cui link si possono trovare nella descrizione in basso a questo video. L'uomo è morto il 2 giugno 2002 all'età di 65 anni e la sua sepoltura è avvenuta nel Serengeti, non troppo distante da dove si è trovato il suo accampamento per oltre 30 anni. Il figlio invece vive tuttora con la famiglia a Dar es Salaam, in Tanzania.
Per vedere altre grandi clip, iscrivetevi a Doku Classic Italia e cliccate sul tasto della campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei nuovi video.